In uno dei miei vecchi video avevo detto che la pulizia degli aghi e dei pini era buona cosa fare nel periodo autunnale. Prima di tutto per non spolpare la pianta in una fase di costruzione, quindi di mantenere più verde possibile su tutto l'albero per andare a raccogliere più luce possibile e quindi fare più fotosintesi clorofilliana per aumentare l'assorbimento di energia e quindi la sintesi di tutti i macro e micronutrienti per poi creare anche le riserve di energia necessarie per andare poi a sviluppare ulteriore ramificazione e vegetazione l'anno dopo. Quindi, come ho già detto, in questo periodo è buona cosa mantenere più aghi possibile sul nostro pino, soprattutto se sono aghi molto verdi e che stanno molto bene, come in questo caso qua. Però quando la situazione si fa veramente caotica, quindi la vegetazione è veramente molto fitta e compatta e non riesce più a entrare luce e soprattutto non circola più ossigeno dentro, in qualche modo comunque sia dobbiamo intervenire. Quindi oggi togliamo qualche ago per far sì che la situazione non vada poi a compromettersi, perché è buona cosa avere molto verde, però poi quando la pianta è veramente esplosa, come in questo caso che praticamente ha triplicato la vegetazione che aveva l'anno scorso, dobbiamo assolutamente eseguire un lavoro di manutenzione. Come vi dicevo, prima di tutto per fare entrare luce dentro, quindi preservare tutta quella vegetazione che è fine, piccolina e che sta all'interno dei rami, e in più per far circolare ossigeno, perché sennò poi la vegetazione dentro soffoca e quindi andiamo incontro a parecchi problemi. Per non parlare poi di tutti quei ragni che vanno a intrufolarsi in mezzo, fanno ragnatele, fanno casini vari. Quindi è anche buona cosa andare a sfoltire un pochettino per andare anche a controllare la pianta e togliere qualche ragnatela, qualche animale, fare anche una somministrazione di olio di soia per disinfettare la pianta per un'eventuale presenza di coccinidia. Quindi, come possiamo vedere, in questa fase della stagione il pino è veramente pompato, sta benissimo, e quindi mi sento di dire che Genesi ha fatto veramente il suo dovere al 100%. Perciò ragazzi, andiamo a completare il lavoro che ho già iniziato dalle camere spente, andiamo quindi a togliere tutta quella vegetazione, prima di tutto dà fastidio a questo palco qua sotto e quindi come sempre privilegiamo tutta la ramificazione sottostante perché deve prendere più luce di quella sopra perché ovviamente c'è il dominio apicale. Infatti, come possiamo notare, la pianta sta creando ulteriori candele che andranno a spingere anche in questo periodo e questo l'ha fatto soprattutto nella zona apicale, come vi dicevo, perché prende più luce, è più forte ed è una cosa assolutamente naturale che la pianta lavora molto più forte qua sopra. Quindi ci concentriamo molto di più qui sopra, quindi sfoltiamo, facciamo entrare luce, quindi privilegiamo tutti i rami sotto e in più oggi diciamo anche qualche linea guida per migliorare i livelli di coltivazione dei nostri amici neofiti. Molte persone mi stanno chiedendo se i pini vanno annaffiati veramente molto meno rispetto alle caducifoglie, perché molte persone pensano che i pini abbiano bisogno di andare a far asciugare molto di più il terreno rispetto a tutte le altre piante che abbiamo. Allora io vi dico semplicemente che il pino, come tutte le altre piante in questo periodo della stagione, ha bisogno di bere praticamente tutti i santi giorni e soprattutto se abbiamo un terreno di qualità, ragazzi, ok? Quindi un terreno granulare specifico che trattiene il giusto grado di umidità e quindi non provoca assolutamente ristagni nel terreno e quindi ci consente praticamente di andare a annaffiare tutte le volte che vogliamo il nostro bonsai. E quindi tutte le volte che versiamo dell'acqua sopra il vaso abbiamo praticamente un ricambio dei liquidi continuo dentro il contenitore, quindi l'acqua non solo non ristagnerà mai, ma c'è proprio un ricambio continuo e se vogliamo dirlo anche un lavaggio del terreno che porta via magari qualche impurità, ok? E in più abbiamo anche una riossigenazione del nostro substrato. Per la pulizia degli aghi io consiglio sempre di effettuarla con le forbici perché secondo me andiamo a creare meno fastidio alla nostra pianta e dobbiamo intervenire tagliando la porzione dell'ago andando a creare il taglio sopra la guaina, ok? Fondamentale, tagliate dove c'è la guaina sempre, perché sennò l'ago vi rimane lì attaccato. Invece tagliando dove c'è la guaina, quindi l'attaccatura, a un certo punto noterete che quel pezzo lì seccherà, si staccherà da solo. Un'altra cosa importante, secondo me, è non andare a fare chissà quale operazione durante tutta la stagione su questi pini, perché ho notato che molte persone amano fare mekiri, tambao, quindi manovre abbastanza invasive sui nostri pini. Ecco, io assolutamente preferisco non intervenire in questo modo, soprattutto nella prima fase di coltivazione del pino, ovvero quando dobbiamo andare a creare tutti quei rami strutturali che ci serviranno per creare proprio lo scheletro della pianta, ovvero tutti quei rami che poi andranno a sorreggere tutti i nostri aghi, quindi ramificazione secondaria e terziaria. Quindi consiglio magari di fare questi interventi solo in una fase successiva, ovvero quando vogliamo ridurre tutti gli aghi,
oppure farla vegetare da dietro in maniera più spinta, ok? Perché secondo me andare a intervenire con queste operazioni nel primo stadio di formazione della pianta è prima di tutto un controsenso, perché comunque sia dobbiamo creare proprio i rami, quindi è buona cosa fare allungare molto e creare la struttura, ok? In più, come sempre, cerchiamo di non andare a spolpare tutte le volte il materiale, perché sennò non ha più la forza per andare a creare nuove vegetazioni l'anno dopo. Quindi sappiate che se lasciate molta roba verde in questo periodo, la pianta immagazzinerà più energia e quindi l'anno prossimo praticamente vi esploderà con una violenza incredibile. Se invece andate a fargli fare la maratona tutti gli anni, quindi mekiri, taglio di qua, taglio di là, sempre le mani sopra, sappiate che l'anno dopo comunque sia sarà un po' più scarica e quindi avrà sempre un vigore un po' antalenante. Un'altra cosa fondamentale secondo me con i pini e con le altre piante anche è concimare il materiale veramente, ok? Quindi usando dei prodotti che funzionano e che siano soprattutto di fascia alta. So che ancora c'è questo luogo comune che magari i pini devono essere coltivati usando dei concimi blandi perché sennò brucia gli aghi. E praticamente, come possiamo notare in questo caso, è semplicemente una stronzata, ok? Perché la pianta è stata concimata con Genesi, che è un microgranulare. Come possiamo vedere, gli aghi sono tutti in perfette condizioni, sono belli cicciotti e quindi saranno veramente pronti per superare l'inverno senza problemi. Perciò il materiale è super nutrito ed è veramente in formissima, non può potrà mai morire questa pianta. Un altro consiglio che vi do quando mettete mano ai vostri pini è sempre di entrare con le mani da sotto per poi uscire verso di voi e non entrare mai da sopra verso l'ago, così, perché andate a rovinarli tutti. Quindi quando dovete muovere un ramo, fare qualche operazione per andare a pulirla, cercate sempre di entrare da sotto, prendere il ramo, ok? Così non rovinate gli aghi, la pianta non soffre e non fate casini. In più potete anche comunque sia pettinarli, ok? Per pulirli in questa maniera. Praticamente andiamo a pulire anche qui sotto per andare a creare spazio per far entrare aria, perché la pianta ha vegetato veramente bene, ragazzi, e qui praticamente la vegetazione rischia di soffocare se non andiamo a intervenire. Poi quando sarà autunno andiamo a fare un'ulteriore pulizia un po' più aggressiva e soprattutto andiamo proprio a vedere quale cacciata tenere invece quale farla saltare, perché non possiamo permetterci di far partire 3-4 rami dallo stesso punto perché si allarga tutto, viene un casino della Madonna. È buona cosa proprio scrollare anche la vegetazione, ok? Perché viene giù il mondo, vengono giù le pellicine, vengono giù i ragni, quindi proprio togliete tutto quello che non vi serve, perché meno roba c'è sopra e meglio è. Quindi se avete occasione cercate anche di pulire il terreno, e come possiamo notare ci sono dei trifogli che vengono su e magari lì per lì possono essere piccolini, sembra quasi niente, però in realtà fanno le radici che arrivano fino a bordo del vaso, quindi vanno praticamente a colonizzare tutto il terreno, fanno un casino prima di tutto per creare spazio per far sì che le radici del bonsai crescano, e più anche perché quando concimiamo l'obiettivo deve essere dare da mangiare alla pianta e non alle erbacce che abbiamo nel vaso, perché sennò diventiamo coltivatori specializzati di trifogli. Visto che ci siamo, parliamo anche del rinvaso del pino nero. Infatti in molte linee guida ho notato che ci sono un sacco di pareri discordanti. Quindi alcuni dicono che va rinvasato ogni 2 anni come gli altri bonsai, alcuni invece dicono ogni 3, ogni 4, e quindi fanno tutte queste divisioni numeriche che secondo me non c'entrano veramente niente con quello che abbiamo davanti molto spesso. Io questo pino l'ho rinvasato praticamente 2 anni fa e sono sicuro che in questo vaso potrà starci, secondo me, anche 5-6 anni tranquillamente. Quindi la buona regola per un rinvaso di qualsiasi bonsai è semplicemente quella che si rinvasa il materiale quando le radici escono fuori dal vaso, e quindi quando il terreno è saturo di radici e non c'è più spazio per andare poi a crescere ulteriormente. Oppure semplicemente quando il terreno non è più in grado di assorbire l'acqua che diamo e quindi ha perso praticamente la sua struttura granulare per via delle intemperie, quindi le gelate, tutte quelle condizioni nel quale poi dopo il granello si disgrega e viene fuori un casino e fa un pappone che non ha più senso. Ovviamente se usate un terriccio che è specifico e di alta qualità, sappiate che questo non succederà mai, perché i granelli che io uso nelle mie miscele sono praticamente indistruttibili. Quindi la consistenza strutturale del nostro substrato rimarrà inalterata nel tempo, ragazzi, senza problemi. Bene, liberiamo tutta questa parte di aghi che stanno sotto, così qua prende bene luce, così evitiamo veramente che ci siano
problemi in questi rami qua sotto. Viene giù il mondo quando si scrolla la pianta. Come possiamo notare, in questa fase della stagione la pianta è praticamente diventata un cappello di roba ed ha praticamente perso quasi tutta la sua forma data dall'impostazione dell'altra volta. Questo non ci deve assolutamente spaventare perché è assolutamente fisiologico e quindi quando sarà il momento andremo a pulire veramente tutta la pianta e andremo anche a mettere qualche filo per far ritornare la pianta nelle condizioni ottimali di bellezza che c'erano prima. Quindi se posso darvi anche un consiglio per quanto riguarda l'impostazione dei pini, soprattutto in questo stile di quasi semi cascata, è assolutamente buona cosa far uscire abbastanza i rami che stanno sotto. Quindi diamo prima l'inclinazione e poi dopo con la ramificazione andiamo ad assecondare tutto quel movimento che abbiamo sul tronco della pianta. Infatti come possiamo vedere abbiamo una curva e poi la pianta scende in questa parte, quindi buona cosa far uscire proprio questo primo ramo da sotto, come vi ho detto, per andare poi a ricreare ciò che ci dà il tronco come movimento. Poi ovviamente essendo un ramo che sta sotto deve assolutamente uscire perché se no non prende luce e quindi ci muore. Però ricordate sempre che quando volete fare scendere dei rami, quindi magari fargli anche scendere sotto il livello del substrato e quindi anche sotto il livello del piede della pianta, è sempre buona cosa dare veramente l'inclinazione ideale al materiale, semplicemente per dare la credibilità, perché se abbiamo delle piante che sono dritte come dei pali non ha senso fare scendere i rami molto sotto, ok? Semplicemente perché non si dà naturalezza al materiale. Quindi se volete far scendere molto i rami, buona cosa dare l'inclinazione ideale, quindi far quasi credere che il materiale stia quasi cadendo, per andare proprio a giustificare quel ramo che poi scende, che va a cercare la luce da sotto. Questa cosa andiamo a riprendere in autunno dopo che facciamo la pulizia degli aghi. Così la pianta è un po' più vuota, cerchiamo di vedere veramente la struttura, come l'ho impostata. Comunque ragazzi, io il pino nero lo consiglio assolutamente ai neofiti perché è una pianta veramente facile da coltivare. È resistente, è vigoroso, non ha paura del caldo, non ha paura del freddo. È praticamente uno di quei materiali caro armati che fanno sempre e comunque il proprio dovere. Quindi ragazzi, come vi dicevo prima, pulizia degli aghi è buona cosa farla in ottobre, magari quando la pianta inizia ad andare in dormienza, però ovviamente se vedete che la situazione è caotica, ci sono 200.000 aghi, la pianta ha super vigore, quindi spara da tutte le parti, si sta riempiendo, quindi sta bene, è ovvio che bisogna comunque sia intervenire in qualche modo, è inutile. Quindi come sempre ragazzi, entrate in simbiosi con la vostra pianta prima di tutto e cercate di capire quale direzione sta prendendo per poi intervenire nel miglior modo possibile, ok? Quindi in questo caso abbiamo una pianta che ha voglia di spingere, ha voglia di mangiare, e allora io gli somministro ogni 2 settimane il nostro Genesi, così lei tutti i giorni fa colazione, pranzo e cena e si fa anche le merende, ok? Infatti come risultato, come possiamo vedere, non abbiamo un ago giallo sulla pianta, non esistono, non ci sono. Quelli che sto togliendo sono tutti buoni e quindi sono in grado di sintetizzare veramente energia al 100%. Ovviamente se non avete una pianta che sta veramente vegetando forte ed è in vigore, è buona cosa prima di tutto riprenderla e fargli prendere energia. E quindi se il materiale sta in un terreno che è molto compatto e soprattutto in un vaso di piccole dimensioni, prima cosa da fare è assolutamente quella di fare un bel falso rinvaso per andare ad allargare tutto il pane radicale e quindi fargli sviluppare altri capillari che gli serviranno per mangiare, ok? Togliete subito anche tutti quegli aghi che comunque vanno a sporcare il profilo, che stanno sotto tutti i rami. Già che ci siamo, andiamo anche a togliere tutta quella vegetazione che parte in posizione che a noi non ci serve e che ci va a dar solo fastidio, ovvero tutti quei rametti che partono e che vanno all'interno invece che uscire all'esterno del materiale. Un altro consiglio che vi do quando impostate le vostre piante e soprattutto poi quando le portate avanti nel tempo è quello di non andarle a compattare troppo, perché soprattutto nei pini che magari hanno un certo movimento è buona cosa mantenere sempre quella morbidezza del materiale.
Quindi cercare di donare proprio rilassatezza allo sguardo dell'osservatore. Ovvero l'osservatore poi quando andrà a vedere la nostra pianta dovrà avere veramente un'impressione di rilassatezza, soprattutto di morbidezza. Perché bisogna assolutamente ricreare quel legame che c'è fra l'uomo e la natura. Perché molto spesso vediamo delle piante magari lavorate molto molto bene, però poi c'è l'errore che nel risultato finale abbiamo delle piante che sono tinche così, ok? Sono rigide, sono ferme. Hanno tutti questi aghi, tutti dritti così, tutti bloccati, no? Quindi buona cosa da questa posizione di durezza, no? Rigidità, andare invece a creare morbidezza. Quindi allungare un po' i rami, farli uscire, soprattutto farli scendere in un modo molto naturale, perché sennò l'albero sembra una scultura. Quindi io evito anche per questo tutte quelle operazioni che servono per ridurre l'ago della pianta e quindi per compattare molto, tipo il mekiri. Perché secondo me la lunga ci fa creare una pianta che è troppo rigida e troppo compatta, ok? Invece secondo me è molto più bello avere una pianta che sembra naturale, che è morbida e che va per i cazzi suoi. Deve essere proprio bella, libera, deve sembrare libera. Quindi ricordate sempre che quando fate un lavoro sulla vostra pianta, il risultato finale deve veramente sembrare che non ci avete messo mano. Posso garantirvi che è la cosa più difficile da fare alla fine. Perché magari uno può dire, cavolo, non ci hai messo neanche mano, non hai fatto niente. Però invece è il risultato di un lavoro fatto veramente come andava fatto, ragazzi. Quindi molto spesso meno cose si fanno sopra la pianta e meglio è, incredibile, ma è così. Quindi io non faccio mai chissà quale torsione sul materiale o che ne so, qualche impostazione strana, no? Che magari risulta sempre troppo artificiosa, artificiale. Ricordate sempre che la cosa migliore da fare è assecondare quello che abbiamo già davanti. Quindi preserviamo la struttura primaria e andiamo a migliorarla anno dopo anno. E quello sarà veramente la perfezione assoluta. Quindi non c'è bisogno di fare chissà quale evoluzione, non c'è bisogno di fare gli showman, perché non ha veramente senso, ok? Ricordate sempre che quando fate bonsai a casa vostra non dovete fare una dimostrazione in pubblico, quindi non dovete cercare di attirare l'attenzione di nessuno, ma dovete semplicemente fare il lavoro meglio che si può. E secondo me il segreto è proprio questo, fare poche cose fatte bene dove sembra che non ci avete neanche messo mano. Difatti, come potete vedere nel mio materiale qui, non gli ho neanche messo il filo. Infatti quest'anno ho optato soltanto per mettere dei tiranti, prima di tutto per agevolarmi nel lavoro, perché ho fatto molto prima e quindi sono stato prima di tutto poco invasivo sulla pianta e quindi non dovrò neanche controllare di andare a togliere questi tiranti perché sono semplicemente eterni. Togliete tutti quegli aghi che sono ascellari, che danno solo fastidio, non si possono tenere, ok ragazzi? Praticamente non circola più luce qua dentro e tutti quegli aghi che vanno sotto praticamente vanno eliminati perché sennò danno fastidio ai rami sottostanti. Ovviamente quando tagliate il vostro ago cercate sempre di controllare prima se non ci sono delle gemme perché sennò tagliate anche quelle. Come possiamo notare questo primo ramo qua già sta prendendo più luce una volta pulita tutta questa zona qua sopra. Quindi abbiamo creato proprio lo spazio fisico per fare entrare la luce, perciò questo primo ramo adesso è veramente privilegiato rispetto agli altri. E praticamente adesso la pianta è molto più contenta. Wow, quest'anno mi ha praticamente triplicato tutto quello che aveva su l'anno scorso. Sono sicuro che nel giro di 2-3 anni questa pianta sarà già veramente in un ottimo livello e magari potrà farsi anche una bella esposizione più avanti. Quindi magari il prossimo anno ci divertiamo anche a scegliere un vaso definitivo. Ah, ovviamente ragazzi dovete sempre controllare che il filo non entri troppo nella corteccia in questo periodo, ok? Quindi se vedete che comunque siete fatto un'impostazione e il filo è entrato molto dentro è buona cosa già intervenire e toglierlo. Però ovviamente non toglietelo troppo presto perché sennò poi dopo dovete rimetterlo il prossimo anno. Anche perché le conifere sono piante molto elastiche e tendono sempre un po' a ritornare nella loro posizione di partenza. Io ragazzi cerco di finire questo lavoro, poi dopo faccio una bella somministrazione di olio di lino su tutta la pianta, tronco compreso, per andarla a schermare dalla cocciniglia. Quindi ragazzi ci vediamo molto presto in un nuovo tutorial qui in laboratorio. Come sempre grazie per essere stati qui con me, un saluto gigantesco da Claudio Bonsai
E mi raccomando, concentratevi al top sui vostri materiali e fate le cose con criterio. Ciao ragazzi, ciao a tutti.